A un certo punto arriva il clou. Vedo uno di loro che estrae un'arma. Oddio, adesso mi rapinano. Io ho i soldi. No, non ho soldi. Sì, io ho i soldi. Aspetta, come devo fare? Giù ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi un video diverso dal solito dove... Ma l'intro uguale come sempre. L'intro è sempre quella, non io posso... ragazzi, io sono questo... Sì. Beh, via. No, bello, bello. Oggi... Giuro che non ti disturbo più. Non sono qua per disturbarti, sono qua per sostenerti. Sei qua per raccontare, perché oggi facciamo un video dove raccontiamo una storia, raccontiamo di una cosa successa qualche anno fa. Prima di iniziare il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, che a voi non costa niente, a noi ci fa capire che i video vi piacciono, vi interessano, e magari nei commenti ci dite, potete dirci anche che video vi interessano. So, anch'io quando guardo YouTube, io guardo tanti video, a volte mi dimentico di fare like, non mi iscrivo, perché tanto poi YouTube te li ripropone. Però è molto importante per un youtuber, soprattutto per un canale piccolo, così voi sapete, non è, seguiamo principalmente, anzi pubblichiamo poco. Però succede cosa? Che se non c'è interazione del pubblico con i video, YouTube cancella gli iscritti. Quindi il canale va indietro anziché andare avanti. Quindi è veramente importante, anche solo ciao, bravi, bello, brutti, brutto angivo, bello lo zio, queste cose qua. E soprattutto scrivete cosa volete, perché noi, sapete, a noi piace viaggiare, andare, raccontare, però... Se ci scrivete cosa volete, ma soprattutto se vi iscrivete al canale, se è la prima volta che vedete, comunque sostenete, non costa nulla, e continuerete a vedere i contenuti, le serie che faremo comiche, che sono gratuite, no? E i video di viaggi, curiosità. E se vi piace l'idea di raccontarvi cose successe, io ho girato il mondo per documentari, mi sono trovato in situazioni estreme. Se volete possiamo fare una serie di video in cui anche con le immagini che ho filmato vi racconto, che ne so, quando sono andato a filmare il narcotraffico. Sono stato in un carcere boliviano all'interno, una situazione estrema, non come arrestato ovviamente. Quando ti hanno inseguito gli zingari anche. In Romania sono scappato agli zingari, è vero. E a Bangkok le baracche. Cioè, veramente anche in Africa, quando ci hanno rapiti, in Africa sono stati rapiti, ci hanno sequestrato l'auto. Quindi situazione, se vi piace questo genere di viaggi che vi arricchisce anche voi, magari scrivetelo nei commenti. Se raggiungiamo un certo numero di like, non diciamo quanti perché non lo so, 50 like e commenti, lo faremo nel prossimo, una nuova rubrica. Comunque il video di oggi vi racconterà di una rapina alla quale abbiamo assistito. Ah, ma normale. Ci trovavamo a Lubiana e avevamo appena finito di registrare un episodio di NVIR, quello dove sconfiggo il drago, mi sembra. Comunque vi lascio il video nella card qui sopra. Era il 5 agosto, ossia... Mi ricordo tutte le date. Per esempio, che giorno ti ho fatto assaggiare la prima frittella alla crema quest'anno? Spara a caso, 5 agosto. 5 agosto, frittella. Sparavi a caso, facevi una bella figura. Oddio. No, era il 5 agosto, me lo ricordo, era perché era il compleanno dello zio Claudio. E noi, infatti, dovevamo far che a pranzo. Siamo andati a pranzo, dovevamo andare in un ristorantino un po' elegante, un po' raffinato. Abbiamo cercato per locali, in giro per tutta Lubiana praticamente, finché non abbiamo trovato uno che... Però in realtà, attenzione, è importante dire che la scelta era ricaduta tra due. Uno che si trovava in un punto dove ho appena fatto NVIR, la scena dove combatte il drago, quello iniziale dove prendi le monete. Eravamo indecisi tra quello e un altro, l'hanno girato ormai un'ora, erano quasi le 2 di pomeriggio, tant'è che ho detto basta, ora andiamo in questo locale dove fanno carne alla brace, perché sennò non andiamo più fuori alle 2 di pomeriggio. Quindi la cosa buffa è questa, che avevamo girato un'ora su, giù, alla fine abbiamo scelto un po'. Un locale molto bello sulla riva del fiume, adesso... Allora, non abbiamo immagini di quello che è successo, perché sai, io da una vita che dico dovrei girare con una bodycam, perché nella mia vita me ne capitano continuamente, avrei un repertorio di cose comiche. Anche l'altro giorno al Funnyland, te la dico dopo in privato. Ok. Allora, se non è quelle cose sbancherei al botteghino. Praticamente stiamo per arrivare, finalmente diciamo dai andiamo qua, ok, camminiamo, stiamo per entrare in locale e arriva un gruppo di 8 persone tirate male, brutte, cioè erano ragazzi e che ci passano via, quindi arrivano dopo di noi. Ma ci sorpassano, entra in locale in un modo prepotente, tant'è che volevo dirgli qualcosa, il tipo grazie, thank you. Ma siccome erano 8, tirati male, parecchi tatuaggi, vestiti male, mi sembrava un po' una banda e non entravano con chiacchierando e con l'aria di coloro che vanno a mangiare qualcosa assieme, ridendo. Erano abbastanza incazzati. Ma noi eravamo già entrati in quel momento. E poi non possiamo dire certe cose, perché YouTube sai che non puoi, ti banna i video se dici, tipo, non possiamo dire rapina, possiamo dire... Una piccola rapa. Ecco, una piccola rapa. Però ho detto rapina, come non ho detto che non dovevamo dire rapina. Ma in realtà noi intendiamo una piccola rapa. Ecco, YouTube, sappi, rapina vuol dire piccola rapa. Sì. A mano armata vuol dire con il rastrello per tirarla su. Cose da pazzi.
questi entrano, ci passano via davanti. Il posto era pure piccolo, mi sono pure un po', perché ho detto no, non c'era più posto a sedere, perché in 8 che entrano davanti. Sì, perché già c'era gente, poi entrano altre 8 persone e hanno detto ecco, ci hanno preso gli ultimi tavoli questi, vabbè, ma troveremo un altro posto. Entriamo, questi ci passano avanti, entro e mi vedo questo locale, davanti a sinistra c'è un bancone, se su Street View forse troviamo qualche foto. A destra c'era subito una porta, quindi per entrare in una sala, e più avanti a destra un'altra porta per una sala. Questi entrano e vanno un po' dovunque, in maniera anche maleducata. Uno va dal titolare e gli altri si muovono letteralmente a caso. A un certo punto, tant'è che c'era un tavolo con delle persone, due bambini, una famiglia, qua a sinistra. Io entro, Lorenzo è dietro di me. Entriamo e che succede? In quel momento ho visto che c'era gente col passamontagna, con gli scaldacollo tirati su, ma che non facevano vedere il volto. Era periodo Covid. Quindi tutti avevano una mascherina, eh. Poteva quindi starci, ho detto, ma useranno il passamontagna. Però così, per fare la battuta, ho detto allo zio Claudio, cos'è, questi fanno una rapina? In quel momento io mi giro verso Lorenzo, ma sì, sorrido, e divento serio, perché mi rendo conto che effettivamente uno ha tirato giù proprio il passamontagna. Cioè, un conto è uno si è tirato su una bandana che gli copriva il volto, e tutti, e a un certo punto, in quell'istante, io coprivo Lorenzo, quindi Lorenzo non ha visto per intero la scena, vedo uno di loro che estrae un'arma. Guardando bene vedo anche gli altri, era una Arex, mi sembra, è un po' particolare, che è un'arma che slovena, per giunta, una pistola. Io sono appassionato d'armi, qualche giorno prima ero proprio stato in armeria, per andare in Slovenia sono fermato un attimo in un'armeria che ho dovuto ordinarmi il mio nuovo M4. Poi, a quel momento mi si è congelato il sangue praticamente, perché ho detto, sì, è una rapina. La cosa buffa è che in quel momento io non ho pensato tanto alla rapina in sé, perché ho detto vabbè, cellulare, portafoglio, moglie li do. La mia paura è perché hanno iniziato a gridare molto forte. Io, noi lo sloveno, il mio sloveno è un po' arrugginito, non me lo ricordo bene. Io non l'ho studiato bene a scuola. Sì, è una cosa che da noi non ci insegnano bene lo sloveno. E quindi sentivo e inizio a sentir menare dentro. Quindi la cosa buffa, che a me frega un po' niente, il cellulare, il portafoglio, ho detto moglie li do, così. C'era un tipo, difatti si volta verso me, mi guarda, quello con la bandana tirata su qua, anche lui estrae la pistola, quindi una persona che ti guarda, erano tanti, io potevo fare retromarcia, infatti io cercavo di coprire Lorenzo, fargli scudo in quell'istante, però cosa fai, erano in 8 persone, questa è una pistola, io scappo, ho detto se scappiamo magari mi spara, cioè l'idea era allontanare pian pianino Lorenzo, anche se tutto è durato pochi secondi, quindi non è che... A un certo punto gridano e vedo, sento botte, ho detto ora menano anche me, perché come stanno menando quelli dentro, li stanno rapinando, ora succede anche con me. E se vedo che questi in maniera molto violenta, quelli che erano entrati in questa saletta a destra, tirano fuori uno per le gambe, in giacca e cravatta, anche elegante, e lo sbattono a terra e giù botte. Da là ho detto cazzo, ora tocca a me. E qui diciamo è stato il clou dell'ansia, cioè il cuore che batte in gola. Tu cosa hai pensato? Tu l'arma non l'hai vista? Io l'arma per fortuna non l'ho vista, sennò penso sarei rimasto lì impietrito fermo. Che poi non sono stato in realtà. Perché pensando, oddio, adesso mi rapinano, io ho i soldi, no, non ho soldi, sì, lì ho i soldi, aspetta, come devo fare, tiro fuori i soldi adesso, ho un milione di pensieri che non capivo neanche cosa stessi pensando. Anche perché gridavano forte, è sì, quello che crea l'ansia, tu, 8 persone cattive, armate, che gridano, che pestano delle persone, dici, mo tocca a me, non è che a un certo punto arriva il clou, il colmo e la, diciamo, l'epilogo di tutto ciò. Perché con un lanciarazzi, no, a un certo punto quello che sta battendo per terra la persona si china e da qua gli compare, cade fuori un distintivo. Io guardo, vedo il distintivo, guardo quello davanti a noi che in quel momento con la pistola mi allunga la mano, io pensavo per menarmi, e gli faccio, are you policeman? Fa, police, police. In quel momento mi rendo conto che sulla bandana qui che ha tirato su c'è scritto polizia, ma in quel momento presi dalla paura e dall'antiterrorismo, penso da quanto ho letto poi sul giornale, probabilmente in realtà era un blitz delle forze speciali nei confronti di narcotrafficanti, che quel giorno, il giorno del mio compleanno, nel ristorante che volevo io, alla ora che volevamo noi, erano a fare un meeting, erano in 3, giacca e cravatta elegantissimi, per la gestione della droga praticamente. Cose da fare. Siamo usciti, in quel momento tremavo perché in quel momento mi sono reso conto che non eravamo in pericolo, però va sicuro che quei 20 secondi in cui il cervello fa i conti, cioè ora mi meneranno, percepirò molto dolore, poi era là con Lorenzo,
la responsabilità, quindi lo volevo usare come scudo, no? Ma vabbè, perso per perso. Tanti tuoi mai sarebbero venuti a sapere, avrei detto che io mi ero sacrificato per te, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Siamo usciti, nel frattempo è arrivata la polizia in divisa, grazie a Dio. Mi dico io, raga, il giubbottino con scritto polizia, il distintivo appeso, giusto per non mandare in panico la gente che potrebbe morire di infarto. Solo per questo, mica... Ma che poi? Fossimo stati una vecchietta di 80 anni, saremmo rimasti... Ah, avrei messo anche lei come scudo, io se ci fosse stato. A un certo punto erano là, che aspettavamo, arriva uno di loro che è arrivato dopo, viene là e mi fa: cosa fate qui? Siamo per la rapina delle 15, quando avete finito tocca a noi. Per mangiare? Ah beh, aspettate più lontano. Fa. È stata una situazione divertente dopo e terrificante al momento. Ma la cosa divertente è che poi mentre eravamo seduti fuori nei tavolini aspettando, vedendo tutta la scena della polizia che arriva con i furgoni, li carica sul... è passato un nemico. Shock! Era bellissimo! Perché c'è un Io infatti, oh. Boh, tanto ormai oggi cose strane ne abbiamo viste, c'è Nemu, dopo è arrivato Batman, ubriaco, è morto, ucciso da Joker. C'è ormai una giornata così, cose quando viaggiamo assieme succede questo in genere. Io spero che vi sia piaciuta, così per raccontare cosa succede anche dietro le quinte noi quando viaggiamo, ma se vi piacciono le storie, accompagnate da video che ora non avevamo in questo caso, ma ripeto, dei miei viaggi, se volete... Allora scrivetelo, dai, commentate, dite anche cosa ne pensate, se vi sono mai capitate storie simili, scrivetelo giù, cioè YouTube è bello se si comunica, guardare e basta, è come la televisione, invece il bello del web è che a differenza della televisione poi si interagisce, no? Quindi facciamolo e se vi piacciono commentate, dai, che ne racconteremo altre. Abbiamo tanti altri perché di cose ce ne sono successe a bizzeffe. Due, questa è una, poi c'è un'altra. Ma ce ne succederanno? A bizzeffe. Altre una forse. Per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram dove mi chiamo Giwa_ragazzi. Giwa!